Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, amici e amiche di Rossini TV, bentornate, bentornate con We Pesaro TV, è il terzo appuntamento su Rossini TV di questo momento di incontro con l'amministrazione comunale della città di Pesaro, con i protagonisti della vita del nostro comune. Oggi vi presento subito l'ospite, abbiamo con noi Riccardo Pozzi. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Riccardo Pozzi è l'assessore al rigore, poi c'ha anche alcune deleghe che vedremo nel corso della nostra chiacchierata. Vi ricordiamo che il nostro appuntamento è bisettimanale, quindi vi rimandiamo già alla prossima puntata che sarà in prossimità del Natale, il sabato precedente, il 18, ma adesso ci concentriamo su Riccardo Pozzi che ha accettato il nostro invito e siamo contentissimi di avere con noi. Siamo contenti di avere con noi, lo dicevamo prima, fuori onda, anche perché è un giovane. È un ragazzo di 34 anni. Ecco, io volevo dire prima, Riccardo, ha ormai una certa età politica, perché sei conosciuto nella nostra città, già da qualche anno che fai parte della giunta e del comune, di tutto quello che è la nostra amministrazione. Però, permettimi, Riccardo, 34 anni, non sei così giovane. Giovane, ma non giovanissimo, diciamo, no? È vero, però talvolta il contesto con cui ci si confronta è più grande, no? Spesso è più grande perché viviamo in una società che comunque porta tutto a vivere più là. In realtà ci sono paesi in Europa che a 34 anni hanno presidenti del Consiglio, quindi in realtà non è Esatto. un'età che brucia le tappe, però si dice sempre sui giovani, bisogna investire sui giovani, io ci credo, ci spero e quando lo dico io penso sempre in realtà a quelli più piccoli, perché bisogna continuare a sentirsi giovani a 34 anni, però bisogna essere consapevoli che non si è più dei ragazzini, ma si è degli uomini, quindi ci si confronta su livelli, diciamo, con persone spesso, come dicevo, di età più grande, però bisogna avere, essere giovani ti aiuta ad avere quella dinamicità mentale, flessibilità, che in realtà è un valore aggiunto, possiamo dirlo. Sono pienamente d'accordo, poi sono pienamente d'accordo anche su quello che hai detto, bisogna continuare a sentirsi giovani. Noi, parlo in plurale maiestatis, ne siamo la dimostrazione, quindi è veramente così, davvero Riccardo. Però appunto a 30 anni, 34 anni, io penso che una persona sia davvero al top, può dare il meglio di se stessa e sono convintissimo che è quello che stai facendo tu e lo vediamo anche in questi anni di tua proprio vera collaborazione con la cittadinanza. Perché noi tante volte, no, utilizziamo il concetto i cittadini, dimenticandoci, Riccardo, che siamo tutti cittadini. Chi fa Giustissimo. comunicazione, chi fa politica, chi lavora in un negozio, chi ha uno studio professionale, siamo tutti cittadini. Giustissimo, corretto, condivido pienamente e quindi bene. Bene, e da cittadini il comune di Pesaro ha davvero avuto un'idea geniale con quello che si chiama un'iniziativa Sicuri di essere al sicuro. Di cosa si tratta, Riccardo? Poi dopo ne parleremo perché avremo l'opportunità di approfondire la cosa con dei video. Sì, hai detto bene, questo è un progetto che nasce grazie, abbiamo vinto un bando da parte proprio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nasceva più o meno nel periodo della pandemia, e dava la possibilità ai comuni di sviluppare dei progetti per sensibilizzare le persone per contrastare e prevenire le truffe agli anziani. Quindi eravamo insieme all'assessore ai servizi sociali, Sara Mengucci, e abbiamo deciso di sviluppare un progetto in un momento in cui in realtà le persone, in particolare persone più anziane, dovevano stare a casa. E abbiamo pensato quindi a dei video che potessero arrivare in modo semplice e diretto alle persone, cercando di evidenziare quelle che sono più o meno le dinamiche che spesso si ripetono, sono sempre più o meno le stesse dinamiche che si ripropongono quando ci sono dei tentativi di truffa, e quindi a invitare le persone più anziane, ma non solo gli anziani, a stare attenti e a sapere come comportarsi di fronte a queste situazioni, ma anche un invito a denunciare, perché purtroppo quando, chiedo scusa, una persona si sente truffata, delle volte diciamo, la sensazione, l'aspetto psicologico fa più danno rispetto al danno materiale che si subisce, perché magari ci si sente stupidi, Ci si vergogna ci si proprio, ci si vergogna, e vergogna. invece occorre denunciare per evitare che altre persone si trovino nella stessa situazione ed essere consapevoli che in realtà le persone con cui abbiamo a che fare sono persone che fanno quello, quindi sono svelte, sono capaci, sanno come si devono comportare, non siamo noi che siamo stati stupidi o ingenui.
Però ecco, occorre mettere in campo da una parte degli atteggiamenti prudenti e quindi senza evitare troppa diffidenza, però un po' di diffidenza delle volte serve, e denunciare. Denunciare per evitare che altre persone nelle stesse situazioni poi si trovano a dover vivere le stesse problematicità. Abbiamo poi tutto un sistema anche di videosorveglianza, di telecamere nella città che può aiutare a ricostruire i movimenti di queste persone, quindi riuscire poi ad arrivare ai responsabili. È un lavoro impegnativo questo che però sta dando dei buoni risultati. Abbiamo visto che questi video sono molto apprezzati, funzionano e non è il solo unico strumento che abbiamo messo in campo perché, come dicevo, l'abbiamo studiato in un momento di pandemia. Poi negli ultimi mesi è stato possibile anche incontrare i cittadini, la cittadinanza. Abbiamo, insieme all'assessore ai servizi sociali, insieme ai consiglieri comunali, abbiamo più volte incontrato i quartieri, quindi la comunità che vivono nei quartieri, insieme alle forze di polizia che si sono da subito rese disponibili, quindi sia Polizia di Stato che Carabinieri, oltre che la polizia locale, siamo andati nei territori a spiegare e illustrare quelle che sono queste situazioni e cercando di prevenire ed evitare delle truffe. Sì, hai detto una cosa giusta, Riccardo, perché hai detto non è che riguarda solo le persone anziane, ma purtroppo ci cascano tutti. È eclatante un caso nazionale di questi giorni dove addirittura un campione di pallavolo di una quarantina d'anni è stato vittima di una truffa incredibile. Per anni ha subito questa truffa, perdendoci davvero molti soldi e perdendoci 15 anni della sua vita. Quindi attenzione a questa cosa. Ricordiamo che Riccardo, non l'abbiamo detto, è assessore al rigore in termini proprio di definizione del Comune di Pesaro. In realtà c'ha la delega bilancio, patrimonio, sicurezza e polizia locale. Ed ecco perché si parla di queste cose. Noi ne approfittiamo adesso per cominciare a farvi vedere questi video che hanno peraltro per protagonista un nostro carissimo amico di Rossini TV, Carlo Pagnini. Quindi lanciamo il primo video, il cui tema è proprio quella degli estranei in casa. Mi raccomando, facciamo attenzione agli estranei in casa. Ah, che razza di giornata vera, ragazzi. Cosa ria che muslongo? Niente, l'altro giorno mi è successa una roba. Cos'è successo? Ieri a chiesa che guardavo la televisione, no? E a un certo punto ha suonato il campanello della porta. Salve! Luca Gualtieri? No, Luca Gualtieri è mio figlio, io sono il padre. Ah, perfetto, non ho sbagliato porta allora. Ascolti, questo pacco sarebbe per suo figlio, avrei bisogno di 50 euro per consegnarlo direttamente a lei. 50 euro? Perché? Sì, servono a sbloccare il pacco, lo facciamo per evitare a suo figlio un viaggio inutile al deposito. È distante, e sarebbe una perdita di tempo. Ah, non sapevo di questa cosa. Bisogna proprio che mi metta al passo coi tempi, Ma eh? no, no, non si preoccupi. Sono pochi i corrieri che hanno questa alternativa alla consegna. Grazie. Grazie a lei. Buona giornata. Però era buff, perché tanto mi fiol e mi lascia sempre detto un qualcosa. Lo so, va, d'arrivare un pack, d'arrivare una lettera. Ma quella volta niente. E allora, cosa ho fatto? Ah, io ho aperto il pack, beh. Insomma, guarda, mi sono sentito proprio un imbecille, Hai denunciato? ecco. Cosa ho denunciato? Hanno detto manca a mi fiol, capire? Mi vergognava come un ledre. Guarda, ti dico una cosa, è successo anche a me, è successo anche a molti del circolo, ma se si continua ad aver paura e a vergognarsi, non si va da nessuna parte. Questi se ne inventano di tutti i tipi, hanno una fantasia incredibile e sono pure bravi. Corrieri, assicuratori, operatori sanitari, tutto quello che può venirti in mente, loro ce l'hanno. E quando riescono a raggirarti c'è pure il rischio che entrino in casa o che, peggio ancora, diventino violenti. Quindi lasciare gli estranei fuori casa è la prima delle regole. E se dovessero esserci sospetti, non ti vergognare. Chiama le forze dell'ordine. Se non le avessi chiamate, va a capire cosa sarebbe potuto succedere. Sono stati velocissimi. L'hanno preso quel mascalzone. Solo facendo attenzione a queste cose sei sicuro di essere al sicuro. Se ti capita anche a te, antesì da vergogna. Tieni in mente che chissà da vergogna, lei ledre. Grazie.
Bene, visto questo siparietto così condotto da Carlo Pagnini in maniera molto simpatica e molto efficace, andiamo su quella che è appunto la delega, per esempio, alla polizia locale, perché mi sembra che esiste uno sportello d'ascolto con la polizia locale che quindi ripartirà proprio in questi giorni nella sua azione. E anche questa è un'opera davvero mirata ad aumentare la sicurezza di tutti noi, ripeto, di tutti noi cittadini. Sì, hai detto bene, questo è un servizio che viene riattivato, proprio in questi giorni e diventerà un punto di incontro, un punto di confronto tra i cittadini e le istituzioni, perché spesso abbiamo visto anche nel confronto nei quartieri o comunque confrontandoci sia all'interno della maggioranza che con le persone, c'è il bisogno delle volte di avere una persona di riferimento delle istituzioni che possa anche raccogliere quelle che sono le criticità, le proprie sensazioni in merito a un tema che è quello della sicurezza di cui tanto si parla. Le problematiche personali proprio delle persone. Anche sì, assolutamente. Certo. Le problematiche personali e anche legate un po' al contesto. Pesaro è una città complessivamente sicura, dove il sistema di sicurezza complessivamente funziona e lo dimostrano anche, diciamo, sono sempre molto prudente quando ci sono le classifiche, no? Però l'ultima classifica del Sole 24 Ore ha evidenziato come Pesaro sia la decima città più sicura d'Italia. Questo non vuol dire che vada tutto bene, però va abbastanza bene. Va bene sia nel contesto con le altre città, ma sicuramente quando c'è una classifica si ha sempre lo stimolo per poter far meglio, e non vuol dire che non ci sono poi anche delle situazioni su cui occorre un'attenzione sempre crescente o sempre maggiore, ed è quello che è un fronte su cui stiamo lavorando, però complessivamente possiamo dire che funziona. Che cos'è una delle cose da migliorare? Una delle classifiche diceva che in realtà quella dove aveva messo peggio era quella delle truffe, perché messa peggio, in realtà eravamo soggetti, è metà classifica, esatto. Metà classifica, mentre in tutte le altre siamo davvero ai primi posti, e quindi su quella abbiamo attivato quel progetto, che è un progetto che ha dei risultati più lunghi, però svolge una funzione. Però quello che può servire è anche avere davvero un primo punto di incontro tra i cittadini e le istituzioni, che significa rafforzare quello che è il vigile, il poliziotto di prossimità, e anche lo sportello di ascolto. Quindi penso che questi nuovi sportelli che vengono riattivati possano servire per andare in quella direzione. Sì, anche per vedere poi una istituzione importante come la Polizia Municipale, non è un qualcosa che gira per le strade solo per fare le multe, in realtà gira per le strade per la nostra sicurezza in tutte le situazioni, ed è un lavoro anche difficile, è un lavoro del quale bisogna rendergli onore, perché pensate quante problematiche si possono incontrare. Noi adesso vediamo anche il secondo video del progetto legato alla sicurezza con il Carlo Pagnini protagonista. Qui in questo caso si tratterà della problematica delle truffe online. Delle truffe online, scusate, non le truffe, le truffe. Stamattina, ragazzi, faccio auguri di buona giornata, sono una specie di poesia. Qualche amico, se non ha bisogno di niente, prima tutto le maldicenti, poi ti trovo un sacco di fette e ti manca del rispetto. Oh. Che tempismo, ragazzi. Avevo pacienza, mi è arrivata una mail, proprio adesso. Oh, questi ragazzi, mola mail. Indostment, gli mi ha bloccato il conto 3 volte. Visto che siete tutti quasi quasi, ne approfitto. Ti racconto 2 cose che male non fa. Da quando io ho cominciato a duprare il computer, mi capita di tutti i colori. Problemi bancari, concorsi, premi. Avrò vinto 200 telefonini in un anno. Non ho ricevuto nemmeno uno. Sapete perché? Perché sono tutte truffe. Fanno di tutto per abbindolarci. E quando non possono bussare a casa, bussano al computer. E se al computer non trovano nessuno, ecco che ci provano al telefono. Io non so come fanno ad avere il mio numero, ma... Oh,
Ce l'hanno. Mandano messaggi fingendosi corrieri, obbligando a pagare soldi per informazioni su un pacco, che non esiste. Oppure mandano dei buoni per la spesa falsi. Ragazzi, state attenti a ciò che aprite, soprattutto se avete qualche sospetto. Io, per esempio, elimino sempre questi messaggi, sia dal computer che dal cellulare. Oppure contatto subito il servizio clienti di riferimento. E tutte quelle robe strane che vengono fuori dai siti internet, le chiudo. È molto semplice. Presto ci riderete sopra come faccio io. Ah, una cosa importantissima. Non vergognatevi mai di chiedere aiuto ai vostri cari e alle forze dell'ordine. La polizia postale vi aiuterà immediatamente consigliandovi cosa fare e soprattutto di cosa fidarvi. Ecco. Rispettando queste regole, siamo sicuri di essere al sicuro anche col digitale. E meno male. Ragazzi, stiamo attenti, non c'è da avere nessuna paura. La tecnologia la dà una bella mente. Salute. E detto questo, Riccardo, quindi abbiamo già elencato le tue deleghe, spostiamoci su un elemento molto importante che è quello del bilancio. E qui ci abbiamo due cose delle quali parlare. Innanzitutto quella che è una novità di questi giorni, che credo che sia la variazione al bilancio con la possibilità di avere dei fondi da investire. Sì, questo diciamo di sembra è un momento molto caldo per il bilancio, perché noi qualche giorno fa abbiamo approvato in Consiglio Comunale l'ultima variazione di bilancio, l'assestamento. Con l'assestamento abbiamo messo in sicurezza il bilancio, abbiamo svolto un'ultima variazione prima della chiusura dell'anno scolastico. Quindi hai fatto due cose in una, sicurezza e bilancio. Quindi hai messo due deleghe, esatto, in una. Che prudenza, perché occorre sempre prudenza per avere i conti in equilibrio, ma occorreva anche avviare una nuova stagione degli investimenti, è una delle scelte che in realtà sugli investimenti e le manutenzioni, con un'attenzione importante al sociale, è una delle scelte che ha guidato tutte le variazioni che abbiamo portato avanti in un anno ancora molto difficile, guidato dall'incertezza, un anno certo, in cui occorreva avere, diciamo, un piede calzato sull'acceleratore per quelli che sono gli investimenti, perché stiamo portando a casa davvero tante risorse comunitarie, nazionali, regionali, vincendo bandi, e quelle risorse vorremmo essere in grado di metterle a terra nel tempo più breve possibile per dare proprio quell'elemento di motore e di sviluppo all'economia. Al tempo stesso però abbiamo sempre cercato di avere una grande attenzione nei confronti del sociale, del welfare, e quindi abbiamo chiuso quest'anno con questa variazione, con questo assestamento, quello che è stato un po' la linea guida di tutto l'anno, cercando di fare anche operazioni di giustizia sociale, e tra le operazioni di giustizia sociale io intendo anche una cosa di cui... Fatemelo dire, fondamentali. Però gli do un'interpretazione ancora più larga, perché in realtà penso che sia un'operazione di giustizia sociale anche fare una lotta all'evasione, nel senso che stiamo facendo un'attività puntuale, seria, rigorosa nei confronti dell'operazione di evasione, tant'è che una parte di questa variazione era finanziata sia con l'economia di spesa sia con maggiori entrate derivanti appunto da accertamenti e da un'attività seria di recupero evasione. E recuperare quel denaro lì per metterlo a disposizione della collettività è anche un'opera di giustizia sociale, oltre che di certo, giustizia fiscale. Quindi farlo in modo serio penso che sia un modo per tenere i conti in equilibrio, quindi cercare di garantire dei servizi sempre migliori senza aumentare le tasse, ed è quello che guiderà anche poi la redazione del bilancio di previsione 2022, a cui stiamo lavorando e che approveremo in Consiglio Comunale entro la fine del mese. Perfetto, e poi dopo c'è un discorso che è stato presentato proprio questa mattina a Pesaro in conferenza stampa in un momento importante, che è quello del bilancio partecipativo. Il Comune aveva lanciato un'iniziativa molto stimolante per chi? Per noi, per tutti coloro che vivono nella città di Pesaro, è arrivato il momento di trarre le conclusioni. Sì, torniamo sul tema dei cittadini, torniamo su una delle novità che era contenuta in questo bilancio, che era appunto il bilancio partecipativo. Avevamo finanziato il bilancio partecipativo con 100.000 euro,
per provare a dare un taglio nuovo, che era quello di, diciamo, responsabilizzare i cittadini tramite il coinvolgimento, proprio il coinvolgimento diretto. Cioè mettere i cittadini e i quartieri di fronte a una sfida nuova che non è solo quello di dire quella va bene, no? Ma è anche quello di dire che cosa posso fare per rendere il quartiere in cui vivo, la comunità in cui vivo, qualcosa di migliore, di nuovo, che contributo posso dare. E devo dire che i quartieri hanno fatto tutti un lavoro enorme, perché in realtà si sono davvero attivati cercando di intercettare quelle che erano le esigenze che venivano dalle associazioni. Permettimi la battuta, hanno sostituito il nostro tradizionale palio. Il palio è diventato da palio dei braceri a palio dei quartieri, con in premio una cosa importante come la possibilità di migliorare effettivamente i quartieri. Sì, provando a mettere via un po' di quel sano campanilismo che il palio si porta dietro, però sì, c'è stata una competitività anche tra i quartieri per essere tre progetti ammessi al finanziamento, perché come dicevo avevamo stanziato 100.000 euro chiedendo ai quartieri di pensare a dei progetti di 30-35.000 euro, perché l'idea era quella di riuscire a finanziare 3 o 4 progetti già da questa annualità, in modo tale che già nell'aprile del 22 potessero vedersi concretamente quelli che erano stati le idee sviluppate dai quartieri. Quindi c'è stata davvero una bella partecipazione, una bella condivisione. Questo era un percorso che era iniziato qualche anno fa e che ha visto nel 2021 e concretamente poi nel 2022 concretamente lo svilupparsi di queste. Ormai lo spoiler c'è stato, quali sono i 4 quartieri, virgolette, che premiati? Allora, in realtà sarebbero stati tutti da premiare, questa è una frase politica, però voglio dire, giusto. No, davvero, ci sono stati tutti ottimi difficile. Progetti. Il percorso che ha coinvolto una commissione tecnica, la commissione di bilancio, ha individuato 4 progetti un po' più meritevoli degli altri. Sono Villa Fastigi e Villa Ceccolini, che hanno sviluppato un progetto che fa l'inclusione sociale tramite lo sport, quindi riqualificando delle aree urbane con delle aree attrezzate sportive in modo innovativo, quindi la realizzazione di skate park, di aree fitness, di uno sgambatoio, riqualificando un campo da tennis. Trovando anche dei cofinanziamenti, quindi hanno trovato degli sponsor che hanno contribuito ad arricchire il disegno del progetto che hanno sviluppato. E poi gli altri progetti sono il progetto di Candelara, dei Borghi, in realtà Candelara, Novilara, i Borghi, il quartiere questo tragitto che dovrebbe, no, unire i nostri castelli. Anche questo è un progetto che mette insieme un quartiere che non è un quartiere, ma sono più 5 quartieri al suo interno. Che vengono uniti con una serie di laboratori didattici, con la realizzazione di 5 aiuole millifere, quindi per incentivare le api, le farfalle, la produzione del miele, insomma un bel progetto che ha a che fare con l'ambiente, con la natura e anche qua con l'inclusione, quindi un progetto davvero creativo. E poi il terzo progetto premiato è il progetto di Pantano. È un parco bellissimo, perché il Parco Trulla è un parco che qualche anno fa era un parco anche insicuro, per tornare al tema della sicurezza. In realtà sono nate, come saprai, squadre di calcio storiche al Parco Trulla. Ah, questo non lo sapevo. Sì, squadre di calcio che hanno fatto la leggenda, per esempio del calcio 8 pesarese, la Trulla Sport. Saluto gli amici della Trulla, sono diventati un mito a Pesa. Anche perché hanno incluso nella loro squadra per un certo periodo delle persone, qualcuno che veniva da altri mondi. Per esempio africani, quindi è stato veramente un progetto che ha prevaricato quello che era il calcio per diventare un vero e proprio progetto sociale dove tutti si sono potuti confrontare con lo sport. Ah, bellissimo. Parco Trulla. Vedi, si continuano sempre a prendere e conoscere cose nuove, e dal Parco Trulla si riparte con sport e inclusione, perché in realtà uno degli interventi che verrà realizzato nel Parco Trulla è proprio la sistemazione di quel campo da calcio che oggi era un po' trascurato, e quindi verranno sistemate le porte, verrà realizzata tutta la rete intorno al campo da calcio per mettere in sicurezza lo sgambatoio, anche lì creare una bella area fitness sport che adesso vanno tanto di moda, fa molto città europea, è un posto dove si può fare sport all'aria aperta, è un posto sano, quindi il parco è bellissimo, esteso è sicuro, perché ci sono tante telecamere. E quindi un bel progetto per riqualificare un'area centrale della città. L'ultimo progetto che viene finanziato è un progetto anche qua che è riuscito a coinvolgere le associazioni sportive del territorio, certo. Il progetto di Muraglia. Che sviluppa questo progetto nell'area di Calcinari, c'è un campo da calcio anche lì che
richiedeva degli interventi. Noi andremo a realizzare dei container con degli spogliatoi in modo da renderlo un campo sempre più vivo, sempre più partecipato. C'è un'altra bella area verde che è anche a supporto dell'asilo, che verrà quindi migliorata, implementata. Insomma, un progetto anche qua. Il tema è trainante, è stato senza che dessimo noi un titolo al bilancio partecipativo, è stata inclusione sociale tramite lo sport. E sono stati molti progetti che si sviluppavano su quello. Non potevamo finanziarli tutti questa volta, certo. Però insomma davvero ringraziamento va a tutti gli altri 9 che hanno presentato dei progetti tutti validi e che penso insomma i prossimi anni, esatto, potranno essere migliorati e ripresentati magari anche con degli accorgimenti in modo tale da riuscire a dare tutti i risposte. A realizzare anche quelli. E veniamo al terzo video di Carlo Pagnini. Questa volta occhio quando ci avviciniamo a sportelli bancomat, quando ci avviciniamo a situazioni nelle quali ci ritroviamo con tanti soldi in mano, perché potrebbe succedere quello che vediamo. Se non avessi visto il tuo video, io l'avrei fregato di sicuro. Allora, fortuna chi lo vede. Davvero? A posto. Oh, ci vediamo alla prossima pensione. A me, ciao. Oh, alla spenda tutta. Ale, anche questa volta è fatta. Signore, buongiorno. Posso rubarle un istante? Ah, solo quello, perché i soldi mi servono. No, certamente. Le ruberò solo quello, sì. Allora, sono un funzionario della filiale. Avrei bisogno di verificare le sue banconote appena ritirate. Sì, esatto. In questi giorni ne girano di false. Ah, ecco. Banconote false. Sì. Se mi permette, mi gradirei verificare. Mi dia un attimo. Prego. Vedete questo? Questo è uno di quelli che vuole truffarvi quando voi prelevate dal bancomat. Vedete la borsa che ha sulla spalla? Lì dentro è pieno di soldi falsi che vuole sostituire ai vostri facendovi credere che siano veri. Adesso vi faccio vedere come dovete comportarvi con questa gente. Guardi, le assicuro che i miei soldi sono autentici. Non ho intenzione di mostrarvi niente. Signore, le sto dicendo che le banconote potrebbero essere false. E poi è solo un semplice controllo, nulla di più. Caro il mio funzionario, lei dovrebbe istruirsi. Nessun funzionario avvicinerebbe un cliente in questo modo. Appena capiscono che siete più intelligenti di loro, è il momento di allontanarsi. Cercate qualcuno nelle vicinanze che possa fornirvi assistenza e contattate immediatamente le forze dell'ordine. Di gente come questa ce n'è un gran bel po', quindi assicuratevi sempre che nessuno sbirci i codici che inserite e lasciate perdere tutti quelli che si avvicinano allo sportello con scuse assurde come quella delle banconote cadute a terra. Facendo attenzione a queste cose siamo sicuri di essere al sicuro. Quando prelevi i soldi, tieni per te. Ma sta gente ti avrei consigliato di girare a re. Bene Riccardo, ci avviamo al rush finale, abbiamo da parlare un attimo ancora di quello che è l'iniziativa del Comune in giro per i quartieri, mi pare che questa settimana ci sono state altre visite. Sì, ci avviamo alla conclusione di questo tour nei quartieri, un tour che serve sempre perché diciamo che i rapporti con la cittadinanza sono quotidiani, no? Però diciamo rinforzarli e ascoltare, trovare dei momenti di vero e proprio incontro, ascolto, confronto con i cittadini dei quartieri che aiuta a rimettere insieme le priorità, no?
E l'ultimo tour nei quartieri è stato a Soria, Santa Maria delle Fabbricie, Tombaccia, ed è stato un modo anche qua per rivedere le cose che sono state realizzate in questi anni. Sono sempre molto partecipati questi tour, c'è sempre tanta gente che partecipa, che vuole esserci, vedete appunto anche dalle nostre immagini. Assolutamente sì, ed è sempre, si apprendono sempre cose nuove, come prima sul Parco Trulla, in realtà ci sono sempre tante cose che emergono in questi confronti, ma è anche un punto, diciamo, è un momento per fare il punto della situazione sulle cose che si sono realizzate e quelle che invece occorre ancora realizzare. Siamo arrivati più o meno a metà del mandato e quindi occorre, diciamo, giusto, fare il punto fare della il situazione punto su che cosa si è realizzato e che cosa invece è in cantiere e che cosa invece bisogna mettere in cantiere. Quindi siamo partiti da Santa Maria delle Fabbricie, dove a breve verrà realizzato un parcheggio che sistema la viabilità intorno della scuola, quindi importante, assolutamente importante. Un progetto importante, molto richiesto dai cittadini. Poi ci siamo spostati su Soria, passando per Largo Tre Martiri, perché Largo Tre Martiri è lo stesso, è una rotatoria i cui lavori partiranno, c'è una rotatoria provvisoria recente è stato deciso che invece diventi stabile. Esatto, che è uno dei progetti che partirà in primavera. Ed è un progetto importante, quello era uno degli incroci più pericolosi della città in termini proprio di numero di incidenti rispetto, e quindi si interviene con una rotatoria che, diciamo, era provvisoria, è stato corretto il tiro, quella di adesso funziona bene e quindi la renderemo definitiva. Poi siamo spostati a Soria, lo stesso Soria, un nuovo parcheggio di 78 posti auto che all'inizio era stato un po' criticato, ma che in realtà serve ad evitare che le macchine arrivino, diciamo, a intasare i piedi del San Bartolo, diciamo, un parcheggio che dà delle risposte importanti, di fianco a un circolo tennis che si sta investendo tanto. Sta crescendo, sì. Quindi, insomma, ci sono tante novità in tutti i quartieri della città. Questo è stato l'ultimo quartiere, nel mese di dicembre concluderemo il tour. E insomma, poi faremo anche il punto di tutti i tour che si abbiamo. Tireranno le somme. Esatto. E noi adesso chiudiamo proprio con un ultimo quartiere, il centro di Pesaro che recentemente ha acceso le luci, è iniziato il periodo natalizio. Riccardo, tu appunto sei assessore anche alla sicurezza, proprio in 30 secondi, in un minuto, dacci le regole per visitare in sicurezza il centro storico in questo momento così importante, nel quale, non dimentichiamocelo, dobbiamo stare attenti e non abbassare mai la guardia. Sì, hai detto bene, anche se le regole ormai più o meno le conosciamo, perché purtroppo vanno avanti da 2 anni. Noi abbiamo deciso di programmare 45 giorni di eventi itineranti all'interno del centro storico, cercando di evitare situazioni di eccessivo assembramento, come l'accensione delle luminarie, che era un format che funzionava tanto, negli ultimi anni portava anche migliaia di turisti. Quest'anno abbiamo dovuto fare delle scelte un po' diverse, però cercando di mantenere viva la magia del Natale. Ed è quello che stiamo provando a fare con grande prudenza, con grande attenzione. Abbiamo inserito l'obbligo di mascherina, quindi sarà obbligatorio in alcune vie del centro storico, nelle direttrici principali almeno, mantenere l'obbligo di mascherina dalle 10 del mattino fino alle 10 di sera. I sensi unici saranno, secondo te, saranno riorganizzati oppure no? Allora, in questo momento non sono all'ordine del giorno i sensi unici. Speriamo, diciamo, che l'anno scorso è stata una cosa che all'inizio, che poi è stata replicata in realtà in altri comuni. In realtà è andata bene, fatecelo dire. Al di là delle proteste di qualcuno, in realtà ha funzionato bene per la sicurezza. Protesta è normale, perché quando si introduce una novità è sistematico che ci sia qualcuno che protesta, però complessivamente sì, sono d'accordo con te, e tra l'altro ho portato anche ad alcune vie secondarie di Pesaro che sono bellissime ad essere valorizzate, perché tanti pesaresi magari passavano per la prima volta in delle vie che sono sempre state sotto i loro occhi, ma che erano fuori dal tour via Branca, via Rossini e il Corso, no? E quindi in realtà è stato un modo per sperimentare anche qualcosa di nuovo, e che ha funzionato. Però al momento non sono all'ordine del giorno sensi unici, serve rispettare quelle che sono le normative nazionali, quindi l'obbligo di Green Pass per quelle che sono le attrazioni e gli eventi, e l'obbligo di mascherina all'interno del centro storico. Mantenere prudenza e provare a vivere la magia del Natale con più serenità possibile. Perfetto, grazie Riccardo, davvero una chiacchierata interessante, ci hai detto un sacco di cose. Noi vi salutiamo, ci salutiamo, rimandiamo l'appuntamento al 18 dicembre. L'ultimo video che lanciamo è ancora una volta, vede Carlo Pagnini protagonista, pensa che si intitola Parco Truffa, non è Parco Trulla, è Parco Truffa, sottolineiamolo, perché può succedere anche in giro per la città al parco di fare brutti incontri. Riccardo Pozzi, grazie davvero, buon lavoro e complimenti per tutto. Grazie a voi davvero. E un saluto a tutti i telespettatori e le telespettatrici, ci vediamo presto, ciao!
Tommasino sarà scappato da scuola, sicuro. No, non ci credo, ma è proprio lei. Ci conoscemmi? Ma certo che ci conosciamo. Non si ricorda di me? Me non credo. Anto bei vescoca mia. Ma come no? Sono figlia di Andrea, il vecchio amico di famiglia. Non mi ricordo mica. Forse un amico dei miei figli. Ma sì, bravissima, esatto. Come stai? È passato così tanto tempo. Tutto bene, cara. Loretta, ma come va? Oh, signor. Adesso sento anche le voci. Ma che vuoi dire, Giancarlo? Questa è una truffatrice, vuole fregarti. Carlo, ma come te fa a parlare in tua testa, eh? Quando i truffatori provano ad aggirare gli altri, io li becco subito, anche se sono a casa. Comunque, lascia perdere. Sono davvero contenta che vada tutto bene, pensavo proprio a te ieri. Ma guarda quanto è dolce sta ragazza. Te per la me vuoi fregare? Tra che sono per... Questa è un'attrice nata. Attrice? Attrice. Finge di essere un'amica di famiglia, ma non sa nemmeno come si chiamano i tuoi figli. Guarda, adesso ti dico cosa fare per togliersela dai piedi. Ma perché non andiamo a casa tua? Ci beviamo un tè, un caffè, e te goliamo un po'. Saluta e allontanati. Lasciala dov'è. Ciao, ciao. Adesso ho da fare. Ci vediamo. Ok, salutata. Brava. Adesso prendi il telefono e guarda se c'è qualche passante al quale chiedere soccorso. Ma che non c'è nessun? Deserto. Allora chiama subito le forze dell'ordine o un tuo familiare. Resta al telefono il più possibile. A posto. La escapeda. Devi stare sempre molto attenta, Loretta, specialmente quando giri sola. Di questi ne trovi uno dietro ogni cespuglio. Inventano un sacco di scuse, proprio come quella che hai visto. Amici di famiglia, promotori, venditori. Pensa che alcuni provano anche a caricarti in macchina. Se fai attenzione, non devi aver paura. Anzi, sei sicura di essere al sicuro anche dentro il parco. Carlo! Ma di grande America parlare sotto testa tua, mica sono un mago. Se anche voi avete incontrato questa gente, lasciai perda, chiami qui e sdimentica me.